appena mi conosce la gente mi trova antipatica. Non mi interessa, non voglio fare niente per essere diversa o rendermi simpatica. Io sono come sono, come mi va di essere. Lo so che ho dei difetti, per esempio dovrei avere le gambe e le mani più lunghe, la faccia più magra. Ma in sostanza mi accetto, mi piace. Sono abbastanza narcisista. Solo mi sento triste e anche stupida. Ho sempre vissuto a Venezia con i nonni, con i miei genitori o rapporti telefonici. Amiche niente. Io non piango, io non rido mai. Oh, gente corre, gente grida mai. Io non corro, io non grido mai. Yeah! Io ci sono davanti, sì. Yeah! Le tue labbra sono un grosso richiamo per me che ti amo, certo. Ma io non devo bruciarmi con una come te, non devo bruciarmi con una come te. Basta. Peccato, peccato che tu sei troppo bene quando voglio te. Peccato, peccato però sai non finirò così. Ma non sono malato come pensi, no. Ho studiato pianoforte ai conservatori per 10 anni, non pensavo a cantare. È stato un caso. Sono arrivata a Roma da Milano con degli amici, la sera siamo andati a ballare. Poi Crocetta è il padrone di 4 Piper Club, di una casa discografica, di negozi di vestiti beat per ragazze e bambini. Mi ha lanciato lui. Io mi chiamo Nicoletta Strambelli. Mi ha chiamato Patti Pravo, un nome veloce, come la vita di giovane, dice. Somiglia un po' depravato, un po' Provos. Il nostro è stato un incontro di due matti. Sì, in linea di massima mi trovo d'accordo. Va bene? Sì, casomai ci senti... Ah, buongiorno, signorina. Prego, si accomodi. Prego, prego. Si accomodi qui sulla sedia. Senti, guarda, ti devo salutare allora, perché c'ho gente. Ci sentiamo domani mattina, ti chiamo io. Va bene? Senz'altro, eh? Ciao. Hai i capelli grigi. Dunque, buongiorno. Come si chiama lei? È uno che aggredisce come me. Di dov'è? Dov'è nata? Ha la voce fortissima. E vive lì? A Venezia? E come mai è venuta al Piper? Perché io l'ho vista ieri sera ballare giù al Piper. Una persona seria, un avvocato. E si trattiene molto a Roma? Ah, ho capito. Vestito bene. Capito. Senta, signorina, dunque, io volevo dirle una cosa. Ieri l'ho vista ballare al Piper, ieri sera. Balla molto bene, veramente. Senta, signorina, mi hanno detto, io ieri quando parlavo con della gente che stava al tavolo mio quando lei ballava, che lei canta, ma per diletto oppure ha già cantato così in qualche... scusi, vorrei fare una domanda un po' che forse le sembrerà strana, ma lei canta come balla? Cioè canta con la stessa personalità come balla, con lo stesso desiderio di fare qualcosa? Abbastanza insicuro. Ecco, cioè a me interessava proprio trovare un personaggio
che estrinsecasse tutta quanta la personalità del nuovo ragazzo, della nuova ragazza che vengono a ballare al Piper. Cioè vorrei proporre proprio in Italia una cantante che possa avere questa personalità, questo tipo di personalità nuovo. Cioè come potrebbe essere, non so, François Sardy in Francia, come potrebbe essere, non so, le cantanti inglesi o americane addirittura. Insomma, non con la mamma, con il papà, eccetera, come erano stati oggi fino ad oggi in Italia, cioè costruiti dagli altri. Vorrei un personaggio vero, cioè che interpretasse proprio questo tipo di mentalità, di questa donna forte, di questa ragazza simpatica, estroversa, libera, capito? Ecco, quindi il punto è proprio qui, cioè vorrei vederla cantare. Perché oggi, le ripeto, più che un tipo di voce che si può più o meno adattare, più o meno costruire, soprattutto in fase discografica, mi interessa il personaggio. Quindi se lei è questo personaggio che io vado cercando, allora, diciamo così, l'affare è fatto. Sono 10 mesi che canto. Il mio primo disco, Ragazzo Triste, ha fatto 200.000 copie. Adesso ho inciso il secondo. Ho sempre da fare prove, registrazioni, serate. Mi piace lavorare tanto, fare fatica, arrivare alla sera stanca. Nel lavoro mi sembra che tutto succeda sempre con tanta confusione e fretta. Vorrei avere più calma per riflettere, per decidere. Però non ho paura, non faccio progetti. Non mi chiedo dove voglio arrivare, eccetera. Ma non potrò spegnere la fiamma che brucerà, consumerà. Vorrei andare in Brasile, in una casa di pescatori, riva al mare, e stare lì con gli amici. Vorrei andare in Spagna, a Londra, ma mi ritrovo sempre in sala di registrazione o in aereo al Piper. Always going for pretty, want to do a
Andiamo, Anacleto. Cosa fai? Piangi? No, rido. Il rumore non lo sopporto, non lo sopporto. Me lo sento nel cervello. Tutto il giorno vivo in questi rumori, orchestre, voci che parlano e cantano, dischi, urla del pubblico. Sempre rumori, non lo sopporto più. Vorrei solo il silenzio. Invece adesso di nuovo a incidere un disco. E i primi fotografi, le interviste, dalle risposte cretine a domande cretine. Gente piange, gente ride, ma io non piango, io non rido mai. Accetto la vita così com'è, com'è. Gente corre, gente grida, ma io non corro, io non grido mai. Allora, queste domande le facciamo o non le facciamo? Come non le facciamo? Quando ci decidiamo a fare? Ah, con queste foto. Bene. Allora, senti, quando sei nata? Ah, guarda, guarda. Quando sei nata, Patti? Va bene. Senti, quando sei nata? Beh, che cosa ti può interessare? Mi interessa i lettori, lo sai benissimo. Ah beh, se lo sentessi i lettori, sono nata nel 1948. Invece. Senti, e quando è che hai cominciato a cantare? Ah, senti, in questo sentiero? Ecco, spostati, spostati, spostati. Fermati così. Quando hai cominciato a cantare? Sempre lui di mezzo. Sì? Quando hai cominciato a cantare? Ah, perché lo vuoi sapere? Se tu ti trovassi in un'isola deserta, con quale uomo vorresti andare? Prima di tutto sei veramente molto inopportuna la tua domanda. Secondo me è perché lo dovrei sapere. Così, qualche uomo pubblico. Adesso non lo diciamo. So, pubblico? Sì, non so, un attore, pubblico, un uomo politico. Un uomo pubblico. Uomo perché ci sono così. Uomini a questo mondo. Come? Senti, il colore che preferisci qual è? Il colore che preferisco? Tutti. Tutti. E i fiori che preferisci? I crisantemi. Senti, e qual è lo scrittore che tu preferisci? Lo scrittore che preferisco? Joyce. Un attimino, fermati così, ecco così, guarda, guarda qua. Senti, cara, volevo dirti, non sei mai stanca di questa vita che fai, di questo di essere sempre così, di non essere mai te stessa, no? Di dover sempre andare in giro in questo modo, eccetera. Citazioni dai giornali specializzati di musica leggera. L'adorabile demonio biondo. Non ha mai desiderato, insomma, di avere una vita tua, di poter fare una vita tranquilla come tutti gli altri, insomma, così di non sempre essere costretta a correre di qua di là, senza avere una casa, senza avere un posto di riferimento. O questa vita ti piacerebbe continuarla sempre? È nata per fare spettacolo. Hai pensato, per esempio, qualche volta a sposarti? La ragazza del 2000, l'idolo dei beat. Questi giornalisti, questi fotografi che vengono sempre a scocciarti, non per essere, ma non ti danno fastidio qualche volta. Quando si scatena in pedana, assume movenze feline. Ma tu non hai pensato di... La versione femminile del leone di San Marco. Chi fermerà più Patti Pravo?
sentito salto sempre. E ma poi ti vuoi bene, tanto bene. Io la proverei, senti, a me non mi dispiace mica per lei. A me non mi dispiace. Sì, ma non la puoi rendere. Bisogna che tu comandi di più. Bisogna che tu comandi di più. Cioè, è un impegno maggiore. Come cioè, non è questione di impegno, capisci? Se la base ti dà grinta, poi ti puoi cantare, se no, che fai? Questa la leva così, no? Io mi metto a parlare al basso. Se queste sono. Guarda, queste sono tre toni. Note già alte. Questo deve essere un tono due sotto l'originale. L'originale lo canto benissimo in inglese. E ci arrivo perfettamente. Allora proviamo. Perfettamente in inglese, vabbè. Poi in italiano io capo totalmente. Allora senti, montiamo l'oscillatore e l'acceleriamo un po'. Se dice lei che ci arriva, perché? RK 2238 SP1 seconda. Le montagne stanno ferme ma la gente. Dear Finet. Vieni, vieni. Tanto è un messaggio di prova. Ah, sì. Senti. Sì. Lei dice che la piace. Lei dice che la piace. Non sono di solito, sì. Adesso sta un po'. Sì, sì, no. Si sono sempre dalla loro parte. Per questo. Però come diceva a me, prima non si vede niente strano. Adesso già non mi dico. Ho subito la. No, non ci stiamo proprio tranquilli per quanto altro. Sentiamo. Facciamoli fare anche il finale così, tanto si arriva anche al prezzo. Sui tromboni, ti ricordi? Vai sopra il. Ce la fai un po' di più. Beh, abbastanza. Se vuoi si può controllare. Ma non è che. Stop. No, non dire, non dire cose, per senti, carità. Ma molto meglio, molto alta, no. No, ma molto meglio, in ogni modo, discutiamo quando lo sentiamo, eh. Prima ascoltiamolo. Pronto? Sì. In casa? Non so perché il primo potesse venire prima. Perché non può venire con un taxi, con la macchina sua, non ha la macchina. Potrebbe venire. Alberino Crocetto. Vieni, vieni. Siediti, senti. Le montagne, io lo so che stanno ferme. Lo dico a te, se ne vai. Vai, la prima volta rimani giù. Non c'è più me. Abbordiamo l'altro allora, che dici? Facciamo l'altro. Te lo ricordi le parole? Tu te lo ricordi? Te. Ce l'abbiamo qui. No, allora non lo so. Le montagne. Basta, lasciala fare. Vedi, mi fa schifo, mi piuttosto sentirmi così, guarda, veramente. Non lo devi dire, non ti devi preoccupare. Qui si deve lavorare tranquillo. Vabbè, ma io lo dico però. Scusa, siccome è schifo, lo sento anch'io. No, lo penso, lo dico.
Vabbè. Cominciamo a registrare sul serio o no? Credo che abbiate notato come una certa macchina produttrice di canzoni e quindi anche di denaro può trasformare profondamente un essere umano, non dico nemmeno una ragazza o un ragazzo, un essere umano. Questa Nicoletta Strambelli è diventata una specie di diva del 1930 o anche prima, ha qualcosa di D'Annunziano e qualcosa fra Francesca Bertini e Marlene Dietrich, mi sembra. Eppure modernissima, avete visto come piace ai giovani, avete visto anzi in quale delirio queste caverne, queste specie di situazioni catacombali, di false catacombe, di catacombe rovesciate, dove c'è un pubblico di adolescenti frenetico, che assume qualche volta addirittura degli aspetti demenziali, anche se noi sappiamo benissimo che dietro di loro non c'è niente, niente di importante, niente di pericoloso, niente di particolarmente eversivo. Hanno soltanto questi atteggiamenti, davanti ai quali questa ragazza si esibisce e che questa stessa ragazza è portata a provocare. Da che cosa? Da una macchina industriale, la quale l'ha completamente stravolta. La ragazza in fondo è patetica per questo, perché sembra averne coscienza, è piena di contraddizioni. Dice per esempio che la gente la trova antipatica, almeno lei è convinta che la gente la trovi antipatica, e nello stesso tempo dice che è narcisista. È evidente che le cose non possono andare insieme. Dice che le piace lavorare, fare fatica, materialmente, e nello stesso tempo dice che le piacerebbe il silenzio. E nello stesso tempo avete visto con quale accanimento, con quale bravura e con quale uguale coscienza professionale si compone, si adatta, si mette insieme una propria canzone. È uno strano caso questo di questa Nicoletta Strambelli, moderna e antica nello stesso tempo, naturale e stravolta nello stesso tempo. Non è quella che avrebbe potuto essere, ma è certamente qualcosa che vive, che ha una sua vita autonoma davanti al pubblico al quale è destinata. E c'è in fondo un piccolo dramma, si sente perlomeno che c'è una situazione di dramma in una trasformazione così radicale, così profonda. Ed è la profonda pressione psicologica che il mondo degli affari può esercitare su persone di questo genere. Naturalmente noi auguriamo alla signorina Patti Pravo di far tranquillissimamente la sua carriera e di uscirne quando ne avrà voglia. Però capiamo, riusciamo a capire abbastanza bene attraverso di lei come possono perfino prodursi certe assurde tragedie come quelle che abbiamo vissuto recentemente. Tragedie assolutamente sproporzionate al mondo nel quale nascono, nel quale si creano.